Eh sì, non è un clickbait. No, no. Ho dovuto smettere. Non per sempre, ma ho dovuto smettere. E ti spiego tutto dopo la sigla. Tutto il resto è noia. Ciao, sono Pasquale e questo è Risparmio. Bentornati in un nuovo video. E appunto, come dicevo prima, questo non è un clickbait. No, no. Ho dovuto smettere di investire, non so per quanto tempo, adesso devo vedere un attimino. Io mi sono dato un obiettivo, circa 4 mesi, ma potrebbe essere anche 6, potrebbe essere di meno, potrebbe essere di più. Vediamo come le finanze andranno ad evolversi. Perché ho dovuto fare questo? Grazie Italia, devo dire, grazie Italia. Da quando sono rientrato non me ne è andata una giusta e fortunatamente avevo organizzato un bel conto di emergenza. Perché c'è stato un imprevisto, anzi due. Prima di cominciare però ti volevo ricordare che in qualunque momento puoi iscriverti al canale e cliccare la campanella delle notifiche per non perderti nessun video successivo. Inoltre, se questo contenuto è di tuo gradimento, per favore fammelo capire lasciando un bel pollice in su, che è un investimento molto importante e mi aiuta anche a ricominciare ad investire prima. E poi lo fai capire anche all'algoritmo di YouTube. E vuoi mettere? Allora, cosa è successo? Beh, per chi lo sa, io a metà febbraio sono rientrato dall'Irlanda. Ovviamente ho dovuto attingere dal mio conto di emergenza quello grande, quello che si utilizza appunto per le spese eccezionali, e ne ho usato una buona parte per riuscire a rientrare in Italia. Ovviamente, fortunatamente, siamo riusciti a non usarlo tutto. Di tutto il conto di emergenza mi sembra che fossero rimasti più o meno 2000 euro. Una cifra non eccessiva, ma comunque questa cosa ci ha aiutato anche a poter acquistare appunto i mobili quando siamo arrivati, perché la casa non era mobiliata, tante altre cose che ovviamente erano spese che dovevamo sostenere, però siamo riusciti a rimanere in queste spese, siamo riusciti ad arrivare e tutto è andato bene. Se vi ricordate, ho fatto un video delle problematiche che avevo incontrato quando appunto siamo rientrati in Italia. Fra queste c'era quella della macchina, dell'auto che abbiamo utilizzato appunto targata irlandese per rientrare in Italia e che, alla quale dovevamo appunto cambiare la targa, doveva essere reimmatricolata con targa italiana. Solitamente da legge ci vogliono circa 15 giorni per tutta la procedura. Ovviamente a causa dei rallentamenti dalla pandemia questo arco temporale si è prolungato. Da quando abbiamo presentato la domanda sono passati circa 3 mesi e mezzo. La legge dice che dopo 2 mesi non si può più circolare. Però il problema è che noi avevamo inteso che questo non fosse possibile, ovviamente, se uno non avesse iniziato la pratica, e invece così non era, o almeno secondo gli organismi delle forze dell'ordine che ci hanno bloccato, questo non era possibile. Per cui è avvenuto il sequestro del veicolo, con in più una multa che è di 750 euro, che poi viene ridotta se viene pagata entro 15 giorni a poco meno di 500, 497,70 e ricordo il prezzo perché le ho dovute pagare. Ora, questo cosa ha comportato? Che mia moglie ovviamente aveva bisogno della seconda auto per andare a lavorare, noi stiamo in zona Parma, lei lavora in zona Reggio Emilia e ovviamente senza la seconda macchina o rinunciavamo al secondo lavoro, cosa che non ha senso in questo periodo, oppure acquistavamo un'altra macchina o velocizzavamo la pratica per la macchina irlandese. Questo ovviamente non era possibile perché in base a quello che ci aveva detto l'agenzia, con le prenotazioni andavamo a finire più o meno a luglio, agosto anche, perché gli slot che vengono dati dalla motorizzazione sono quelli che sono. Per cui ci siamo trovati nella situazione di dover utilizzare la rimanenza di questo conto di emergenza e anche purtroppo una parte del fido bancario per poter acquistare di nuovo un'altra auto. E questo ovviamente ha creato un debito e per chi mi conosce sa benissimo che il debito ed io siamo allergici e non voglio assolutamente che si venga a creare. Per cui adesso dovrò praticamente per alcuni aspetti, pur avendo soldi investiti nel mercato azionario, ricominciare praticamente da capo sia il fondo di emergenza che andare ad ovviare questa parte debitoria che si è venuta a creare. Cosa farò? Chiederò la parte, come ho fatto anche l'altra volta, la parte principale del conto di emergenza, circa 1000 euro subito, poi andrò ad attaccare il debito e infine
andrò a ricreare il conto di emergenza quello grande. Ovviamente questo avrà bisogno di mesi, non faccio tutto in poco tempo, pur andando a dedicare tutto quello che dedicavo per gli investimenti a risolvere queste due situazioni, questo non sarà una cosa che si verificherà nel brevissimo periodo, ci vuole un po' di tempo. Ovviamente utilizzerò anche tutti i soldi delle affiliazioni o di YouTube, di AdSense, per arrivare prima a questo obiettivo, però parlando sinceramente credo che almeno 6 mesi per raggiungere questi obiettivi siano necessari, perché ovviamente gli stipendi italiani sono più bassi di quelli che avevamo in Irlanda, abbiamo anche l'asilo nido adesso che ci leva una buona parte dei nostri stipendi. Ragazzi, per un po' non posso investire, però ovviamente è solo per un po', non per sempre. Infatti nel titolo non ho detto per sempre, non è clickbait, è click, o è solo bait, ma non è tutte e due. Quello che ci tengo a specificare è che sono molto deluso da questa situazione, perché la burocrazia italiana si è di nuovo ripresentata e quello che mi ha dato un po' fastidio è stato lo scaricabarile fra tutti gli elementi coinvolti che dicevano: lo so, hai ragione, ma la legge dice così, lo so, hai ragione, tu fai ricorso e magari ti danno ragione. Purtroppo le leggi italiane sono molto a personificazione di chi ti va, diciamo, a incontrare. La cosa della macchina irlandese la risolvo, che non la voglio rottamare perché la macchina si trova, non è vecchia, cioè è vecchia di età, ma è una Prius ibrida che funziona benissimo. Ho deciso di regalarla a un mio ex collega irlandese e si organizza lui il trasporto per venirsela a ritirare. Almeno faccio un'opera caritatevole, nel senso aiuto un ex collega ad avere una macchina, visto che lui purtroppo, avendo 5 figli, diciamo le spese molto tirate, almeno lo aiuto così. Però sono rimasto parecchio deluso, perché questo mette un po' un freno, almeno per un piccolo periodo di tempo, a quelle che sono le mie ambizioni di indipendenza finanziaria. Però ovviamente, avendo ormai la mentalità, avendo mai l'impostazione su come muovermi, ovviamente riesco a muovermi in maniera molto più spedita sotto alcuni aspetti. Però mi dispiace ovviamente ammettere che pur essendo migliorata sotto alcuni aspetti l'Italia, altri sono ancora veramente in alto mare, ed è una profonda delusione, perché ovviamente è uno stop ai miei progetti. Però ovviamente ci si rimbocca le maniche, non ci si fa prendere dall'ansia, non ci si fa prendere dallo sconforto. L'unica ansia che avrei è magari adesso che sono scoperto sotto alcuni punti, prettamente sotto quello del fondo di emergenza. Non mi preoccupo attualmente dei lavori, perché abbiamo iniziato tutti e due da poco e sono tutte e due situazioni che vanno bene. Però ovviamente bisogna di nuovo fare la formichina e ricominciare a ricostruire. Per cui ragazzi, non preoccupatevi, perché le aziende, le analisi fondamentali delle aziende che mi piacciono, che sono il mio watchlist, le continuerò a fare. I miei investimenti saranno ritardati, però insomma i miei contenuti arriveranno sempre di più, proprio perché anche YouTube mi dovrà aiutare un attimo a ricostruire il mio fondo di emergenza, a ricostruire diciamo la parte debitoria che non ci deve essere più, e a ricominciare ad investire. Vi prego, supportatemi appunto in questo mio progetto, lasciandomi magari un bel pollice in su, facendomi capire che mi supportate in questa mia di nuovo azione nel ricostruire la mia indipendenza finanziaria. E se questi contenuti sono di gradimento, magari lasciatemi anche un commento qui sotto per farmelo capire. Se sei nuovo sul canale, iscriviti e clicca la campanella delle notifiche per non perderti nessun video successivo. Ed anche per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo video. Ciao!